su Quarto Piano. Su Quarto Piano. Novelle grulle con Andrea Bruni. L'hai presa la lista? Quale lista? La lista delle cose da comprare per la scuola. Quale scuola? La scuola di tuo figlio. Come quale scuola? Quale figlio? Il tuo, quello maschio. Hai altri figli? Al momento non credo. Era per essere sicuro. Ecco qua, questa è la lista, ci pensi te? Alternativa? No, ci penso io allora. Non fare quella faccia da vittima. Io lavoro tutto il giorno e tu? Sono disoccupato, ricordi? Lo so, era solo per ricordarti che a casa hai tempo di dare una mano, di fare qualche commissione in più. Ma io devo cercare lavoro, concentrarmi su quello che c'è in giro e acchiapparlo al volo, devo acchiappare la mia occasione, poi io soffro, tanto soffro. Ma lo so, credimi, lo so quanto soffri. Lo so che ti senti inutile senza un lavoro, lo so che il lavoro ti rappresentava, lo so che ti identificavi con il tuo lavoro e che quindi non avere un ambiente di riferimento che ti fa da specchio, ti dà una ragione di vita, ti porta sull'orlo di una depressione profonda e invalidante. Ma no, tu ce la farai perché noi abbiamo bisogno di te e soprattutto della roba della scuola. Tieni i soldi e non sentirti in colpa per il fatto che i soldi te li do io, quasi come se fosse la paghetta che ti dava la mamma. Va bene, amore, stai bene e fai tutto quello che ti ho detto. Ciao. Ciao, che brava mia moglie, che tesoro. In pochi secondi mi ha fatto rivalutare eventi funesti come, che so, la Serie B della Fiorentina o la separazione di Brad e Angelina. La lista sarà la mia rivincita. Con questa lista riuscirò a vincere le mie paure. Sono io il padrone di me stesso. Ricostruirò la mia autostima senza chiedere il permesso a nessuno. Semmai dopo lo condono. Vediamo un po' la lista. Quanta roba, quante cose, con calma. La scorro con calma, è tipo il quiz della sera, dove si devono indovinare le parole. La so o non la so? È semplice. Allora, vediamo. 12 matite colorate, la so. Un a punta lapis, la so. Un righello 30 centimetri, la so. 5 quadernoni a righe, la so. 5 quadernoni a quadretti del 5, la... Del 5? Quadretti del 5? Sarà una cosa tipo il calibro delle pallottole, tipo un quadretto del 5 per l'ispettore Callaghan. Sarà tipo la punta del trapano. Si compreranno in mesticheria. Mi dà una chiave inglese, due atti di chiodi e un quaderno del 5? E il mio amico Bosi c'ha la mesticheria. Lo prendo da lui il quadernone. La so, avanti. Una gomma da lapis, la so. Una gomma da inchiostro, la so. Una gomma pane, la so, a bestia. Ho fatto il fornaio. Una squadra. Come una squadra intera? Di cosa? Di calcio? Di pallacanestro? Di subbuto? Di badminton? Che scemo. L'ansia da lista. La so, la so. E la squadra è tipo il righello ma fatto a squadra. La so. Un goniometro. La so. Questo era difficile, invece la so. Un compasso. La so. E un compasso con balaustrone. Orca miseria. Con il balaustrone. E che roba è sto balaustrone? Ma che si fa a comprare a un bambino un compasso con il balaustrone? Ma dove finiremo? Che poi si monta la testa. E da grande magari fa il presidente del consiglio e si fissa di fare il ponte sullo stretto di Messina. Trin! Pronto? Caro, sono io. Allora l'hai comprata la roba della lista? Quale lista? Su Quarto Piano. Su Quarto Piano. Novelle grulle con Andrea Bruni.